Nonostante la Bulgaria abbia il terzo tasso di mortalità più alto d'Europa da Covid-19, le stazioni sciistiche sono aperte. La più gettonata è Bansko, una delle più famose destinazioni turistiche del paese. Qui si applicano le regole imposte dalla pandemia: distanziamento sociale e mascherino obbligatori negli spazi chiusi, i ristoranti possono servire solo cibo d'asporto e devono chiudere alle 22. Le funivie vengono disinfettate 3 volte al giorno, anche se non c'è un limite al numero di sciatori a bordo. Anche il resort di Bansko è stato effettivamente messo in isolamento durante la prima ondata del coronavirus in primavera. I professionisti del settore turismo hanno però criticato la chiusura, giudicandola eccessiva. Pur aperto, ora le nuove regole sono comunque abbastanza severe. Un caso che ha fatto scalpore: la località austriaca di Ischgl, un paradiso degli sciatori, si è rivelato invece a marzo un incubatore del virus. Bansko è stata chiusa un po' prematuramente, non c'erano molti casi di Covid. Le autorità hanno reagito in risposta alle altre località turistiche dell'Europa occidentale. E il virus si diffonde nei bar, non sulle piste da sci. Per questo motivo il governo bulgaro ha giustamente deciso di riaprire le stazioni sciistiche. Nella capitale Sofia, il governo di Boyko Borisov spera ancora di poter salvare la stagione turistica. Spiega la ministra del turismo Mariana Nikolova. Quest'anno abbiamo registrato un calo del 70% delle prenotazioni e i guadagni del settore erano in pieno boom prima della pandemia. Nel 2019 gli introiti del turismo hanno superato il miliardo di lev, quindi potete capire voi stessi l'entità della perdita finanziaria. Per questo motivo contiamo sui nostri connazionali, ma anche sui turisti dei paesi vicini che possono raggiungere la Bulgaria con la loro auto. Un altro tema molto dibattuto in Bulgaria è quello degli aiuti finanziari al turismo. Gli imprenditori del settore si sono fatti sentire fin dall'inizio della pandemia e bar, ristoranti e alberghi hanno beneficiato dal governo bulgaro di notevoli tagli dell'IVA in estate, mentre sono in corso programmi di ristoro per aziende e privati.